Il Città di Teramo batte il New Club Villa Mattoni per 4-2, dominando nel primo tempo e facendosi rimontare nella ripresa, ma alla fine la squadra di Pomante, con un po' di sofferenza, riesce a strappare 3 punti pesanti. Inizialmente c'è Kovalonox al posto di Petrarulo in attacco, Furlan per Cozzi in difesa e in mediana Ferraioli per Censori. L'unico assente è Di Stefano. Sull'altra sponda Settembri conferma la formazione che ha pareggiato con la Turris 3-5-2. Non passa neppure un minuto e il Città di Teramo sblocca subito il risultato con Stefano De Gidio, che ne approfitta di una disattenzione difensiva e solo davanti a Luciani non perdona. Una doccia fredda per l'avversario, che prova a reagire, ma sono sempre i biancorossi a comandare il gioco e a sfiorare il raddoppio. Si gioca su ritmi bassi, il Villa Mattoni ermetico, chiuso in difesa e mai pericoloso nel primo tempo. Il Liavolo insiste, al 23esimo trova il raddoppio, ancora con De Gidio, che di sinistro dei limiti lascia partire un tiro che si infila alla destra di Luciani, una doppietta per lui. Non è pago il Diavolo, perché al minuto 28, sugli sviluppi di un corner, Pepe di testa realizza il terzo gol, ma di lì a poco purtroppo il capitano sarà costretto ad abbandonare il campo in barella per un brutto infortunio. Si teme uno stiramento al polpaccio destro, un mese fuori. Pericolosi ancora i locali al 29esimo con Palumbo, la conclusione centrale. Si chiude la prima frazione sul punteggio di 3-0. Le emozioni non mancano nel secondo tempo, il Teramo cala da un punto di vista fisico e mentale. Al 50esimo, prima Palumbo direttamente dal corner chiama il portiere alla respinta con i pugni. Al minuto 56 il Villa Mattoni direttamente su angolo accorcia le distanze con Ciarrocchi. La squadra di Settembri inizia a dare segni di ripresa. Prima però è il Teramo al 62esimo con Petrarulo a mancare il quarto gol. Il tiro viene respinto dal portiere e al minuto 71 sono pericolosi gli ospiti con Stefano Bizzarri, la conclusione alta. Il Città di Teramo sembra avere però un calo fisico e di concentrazione e il Villa Mattoni ne approfitta, perché al 33esimo Manari riapre la gara per il 3-2. Gli ultimi minuti sono di sofferenza per i biancorossi, che tuttavia però si riportano in avanti e al 94esimo prima Palumbo si fa respingere la sfera, ma sulla ribattuta è Farindolini a fissare il punteggio sul 4-2. Una vittoria pesante alla fine che vale oro e che permette ai biancorossi di rimanere soli al comando della classifica alla luce della sconfitta interna della Turris contro il Mutignano. Le riprese sono di Nico Centurame. Contento perché l'arrabbiatura passa, poi a fine partita passa, però è normale. Abbiamo buttato, secondo me, no al vento, però abbiamo rovinato, secondo me, la migliore prestazione che abbiamo fatto all'inizio anno, perché abbiamo fatto un primo tempo di altissima qualità e intensità. Siamo partiti fortissimo. E il rammarico è che poi nel secondo tempo abbiamo un po' mollato sul 3-1 loro. Ci siamo un po' spaventati, non abbiamo più giocato a calcio come abbiamo fatto il primo tempo. Abbiamo dato fiducia al Villa Mattoni, che sembra una buona squadra. Però è quello che dico sempre, noi abbiamo una grossa qualità, però se a questa qualità non ci sommiamo sempre atteggiamento giusto, cattiveria giusta, poi andiamo a fare prestazioni come il secondo tempo. Questo è il nostro punto debole, che ce lo portiamo all'inizio campionato, però poi siamo stati bravi a soffrire e siamo stati poi bravi a chiudere la partita. Peccato per l'infortunio di Alfonso Pepe. Sì, è vero, dispiace, perché da quello che dice Alfonso sicuramente sarà minimo uno stiramento e l'infortunio è grave, è un infortunio a polpaccio, però sono dispiaciuto per Alfonso, però ho la rosa talmente ampia, ho giocatori di valore che stavano in panchina, ho centrato, è uscito Alfonso, tra di la speranza, quindi sono tranquillo, mi dispiace per Alfonso perché sapete che giocatore è, sapete che persona è, però sì, prenderà questo tempo per riposarsi, anche lui è vecchietto, quindi sfrutterà questo tempo per riposarsi, diciamo. Dai. Lo so, sono contento, però sinceramente adesso devo pensare a noi, non sono frasi fatte, noi stiamo facendo un percorso bellissimo, ho saputo poco fa del risultato della Turris, però l'obiettivo mio è arrivare prima a fine campionato, adesso noi dobbiamo dare continuità di risultati e di prestazioni come fatto il primo tempo, perché adesso ci aspettano una partita domenica a Mutignano con una squadra forte che ci ha messo in difficoltà l'Antaga e oggi è andata a vincere a Pescara. Perché la sostituzione di Scutore a centrocampo? Ah, perché sul 3-0 lo volevo far un po' rifiatare, volevo far giocare Marcone che da tanto tempo non giocava, è stata una scelta più che altro per di gestione, poi è normale, vai a vedere com'è andata la partita, è stata più una scelta di gestione che sul 3-0
e ho voluto fare una scelta non tecnica, più che altro più per far riposare Alessio e di far giocare Marcone. Poi gli altri cambi Nikita l'ho tolto perché avevo paura che ne combinassi una delle sue, perché oggi ha rischiato di prendere il rosso e sul 3-0, 3-1 non valeva la pena. E poi gli altri, abbiamo Alfonso, Stefano. Stefano veniva da una settimana dove si è allenato poco per infortunio, non per virus, quindi aveva un affaticamento al flessore. Anzi, ha giocato molto di più. Io volevo far giocare molto di meno, però è andata bene. Secondo me Stefano ci ha dato più fiducia, perché anche prima che arrivasse Stefano, il Teramo aveva fatto 8 vittorie, 8 partite, ha fatto 5 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. E sapete tutte le difficoltà che aveva il Teramo a inizio campionato. È normale che un giocatore come Stefano dà più fiducia alla squadra, dà più tranquillità alla squadra e ti dà più quella soluzione più davanti, che un giocatore come lui fa la differenza anche in Serie B. Sì, dai, dopo il primo tempo pensavamo forse di aver chiuso la partita, ma come ben si sa nel calcio non si può mollare neanche un minuto. Infatti poi col 3-1 si è riaperta un po' la partita, magari siamo schiacciati un po' dietro e poi è subentrata un po' di paura, però la squadra poi ha reagito, è forte e l'ha rimessa dove doveva, come doveva andare. Poi appunto la Turris oggi ha fatto un passo falso, però noi dobbiamo guardare a noi, continuiamo a lavorare, a fare bene, poi i risultati saranno una conseguenza. Sì, dai, diciamo che a quanto pare porta bene giocare contro Villa Mattoni, perché appunto segnano 2 gol, però l'importante è che la squadra vince, che gioca bene, poi siamo tutti contenti. Oggi è toccato a me, ma la prossima partita toccherà a qualcun altro. Beh, devo dire che noi dall'inizio della stagione stiamo lavorando con serenità. Adesso magari siamo un po' più sereni, però devo dire la verità, non guardiamo troppo la classifica, anzi noi le viviamo alla giornata, ogni allenamento diamo tutto il massimo, lavoriamo bene con intensità e quindi siamo sereni come sempre. Sì, Alfonso è un leader, ma come ce ne sono tanti altri, come oggi infatti è rientrato il nostro capitano Ivan. Dispiace sicuramente perché pare che sia un infortunio un po' serio, però ci dispiace tantissimo per Alfonso, ma lui riuscirà a darci una mano anche da fuori fin quando lo aspetteremo tutti quanti con ansia. Ma io credo solamente che serviva solamente il lavoro, perché la squadra è forte e magari abbiamo pagato un po' all'inizio la condizione atletica, non ci conoscevamo tra di noi, adesso col tempo stanno venendo fuori tutte le nostre qualità e soprattutto sotto il piano fisico siamo alla grande e questo secondo me è la cosa principale. Ma non lo so, il mister deve fare le sue scelte, l'importante è farsi trovare pronti come sempre, poi ognuno è ovvio che vuole sempre giocare, però l'importante è che la squadra vince. Sì, è stata una bellissima emozione, la verità. Per me è un orgoglio. Oggi quando il bellissimo gesto di Matteo mi è passato la fascia capitano, mi ha dato la carica in più. Senti, primo tempo 3-0, poi nella ripresa che è successo? C'è stato un calo fisico, mentale della squadra? Guarda, sì, abbiamo smesso di giocare la palla e il motivo non c'è. Secondo me abbiamo, tra virgolette, un po' sottovalutato il risultato e questa cosa non va bene. Infatti ne abbiamo parlato, però dai, è andata bene così e dobbiamo lavorare su questa cosa. No, ma noi la verità non la guardiamo, cioè noi non pensiamo alla Turris, anche in settimana, sai le voci che girano, noi non pensiamo a fare il nostro cammino e continuiamo così. Poi fine partita è un punto in più, però va benissimo. Sì, ma quella penso non ci è mai mancata, questa cattiveria agonistica che mettiamo in campo. Comunque la dobbiamo sempre, settimana per settimana, allenare e alimentare sempre di più, perché è la nostra forza quella. L'infortunio di Pepe quanto incide sull'economia della squadra? Insomma, avete perso un uomo importante in difesa. Sì, Pepe speriamo non sia nulla, difficile. Però dai, incrociamo le dita, però abbiamo la panchina lunga e con buoni giocatori che possono sostituirlo. Assolutamente. Noi, come ti torno a ripetere, la classifica non la guardiamo se non a fine partita, che è una soddisfazione in più per noi. Però non guardiamo la classifica e pensiamo a fare il nostro cammino giorno per giorno, che è quello, dobbiamo fare solo quello. Sabato come oggi è una partita, ma per noi ogni partita è una finale. Quindi ogni squadra verrà, anche oggi loro le fai i complimenti, perché alla fine ci hanno messo tutto l'impegno possibile, stavano ribaltando una grossa prestazione da parte loro. Noi dobbiamo continuare a lavorare e basta. Sì, come vedete non segnano sempre gli stessi, quindi
è una grossa cosa questa. Ma come torno a dire sempre, facciamo un grosso lavoro durante la settimana e la nostra forza più grande è il gruppo. Andiamo avanti così. L'analisi un po' dai due volti la partita. Abbiamo chiuso il primo tempo sotto 3-0, un parziale troppo pesante per poi pensare di riuscire a recuperarlo nel secondo. Ci siamo andati vicino, però dovevamo essere un po' più attenti nel primo tempo per rimanere un po' più in partita fino alla fine, ecco. Però sono contento, i ragazzi dopo un approccio difficile, comunque sono partite che non siamo abituati a giocare, hanno reagito bene, hanno fatto un ottimo secondo tempo, secondo me abbiamo messo paura al terreno, però tre gol sono tanti da recuperare. Ma sicuramente ha influito, volevamo fare un tipo di partita, dopo un minuto prendi gol, 40 secondi e devi cambiare insomma anche un po' quello che avevi pensato, però soprattutto, ripeto, non dovevamo prendere tre gol, sono infastidito molto dal terzo gol, soprattutto da corner, come l'abbiamo preso, se rimanevamo un po', chiudevamo con un parziale meno pesante, secondo me si poteva strappare anche un punto qui oggi. Nell'intervallo ho detto che dobbiamo crederci, nel calcio bisogna crederci sempre. Ero convinto che se avessimo fatto gol avremmo messo paura al Teramo, perché comunque nelle corde, nelle caratteristiche abbiamo questa capacità di non mollare mai, di essere pericolosi fino all'ultimo. Durante il giorno d'andata lo abbiamo dimostrato, quindi ho detto di crederci e provare a mettergli paura, provare a fare un gol e vedere poi se riuscivamo nell'impresa. Tutto qua. Ripeto, un grande rispetto per la Turris che sta facendo fino ad oggi un campionato importante e la classifica lo testimonia, anche se mi hanno detto che oggi ha perso. Però il Teramo insomma è di un'altra categoria, altra stoffa, penso che nel girone di ritorno affronterà il campionato di slancio, non ci sono paragoni, ecco. Ripeto, Turris ottima squadra, però il Teramo è di una categoria se non due superiori.